Quello che sappiamo del passato remoto, ci è stato tramandato. Pensiamo di conoscere la verità, ma non sempre è così. In questo video tratterò qualcosa di diverso dal solito, cosa interessante almeno per me, e parleremo delle migrazioni delle 12 tribù di Israele. Vi racconterò una storia differente da ciò che viene narrata. Ma che potrebbe anche essere vera. Perché? Perché ci sono storie, prove storiche, bibliche e archeologiche delle migrazioni delle 12 tribù di Israele in Europa da est a ovest. Vi mostrerò un video dove potremo vedere insieme gli itinerari, dove sono giunti queste tribù, questi popoli, questi uomini e donne hanno raggiunto in pratica tutto il mondo, si può dire. Bene, iniziamo. Come sappiamo, c'è l'alleanza eterna di Dio con il popolo di Israele, che inizia nel XIX secolo a.C. Dio fece questa alleanza eterna e incondizionata con Abramo. In Genesi, capitolo 17, 1-7 versetti, versetto 1-7, leggiamo: quando Abramo aveva 90 anni, 99 anni, pardon, il Signore apparve, gli apparve e gli disse: io sono l'Iddio onnipotente, cammina davanti a me e sii perfetto, e io stabilirò la mia alleanza fra me e te, e ti moltiplicherò oltremodo. E Abram cadde sulla sua faccia, e Dio parlò ancora con lui dicendo: quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te, e tu sarai padre di molte nazioni. Il tuo nome non sarà più chiamato Abram, ma il tuo nome sarà Abramo, perché io ti ho fatto padre di molte nazioni. E io ti renderò estremamente fecondo e farò di te delle nazioni e da te usciranno dei re. E stabilirò la mia alleanza tra me e te e la tua progenie dopo di te, nelle loro generazioni, come un'alleanza eterna per essere un Dio per te e per la tua progenie dopo di te. La benedizione continuò fino al figlio di Abramo, Isacco. Genesi 17, versetto 19. E Dio disse: Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e tu gli porrai nome Isacco. E io stabilirò con lui il mio patto, per un patto eterno, e con la sua discendenza dopo di lui. Infine la benedizione fu trasmessa al figlio di Isacco, Giacobbe, e alla sua discendenza. Leggiamo in Genesi capitolo 28, versetti 3-4, dalla Nuova Diodati. E Dio onnipotente ti benedica, ti renda fecondo e ti moltiplichi, affinché tu sia una moltitudine di persone e ti dia la benedizione di Abramo. A te e alla tua progenie con te. Il popolo di Israele è il discendente delle 12 tribù o figli di Giacobbe, che fu innominato in Israele da Dio. Yahweh, sapete che mancano le vocali, sono state inserite, non sappiamo se sia il nome giusto, comunque. Yahweh, Dio, come profetizzato per i discendenti di Giacobbe, le 12 tribù di Giacobbe, Israele. Sapete che Dio gli cambiò il nome in Israele. Quindi tutti quelli che discendono da Giacobbe, Israele, prendono il nome di Israele. Come fu profetizzato per i discendenti di Giacobbe, quindi le 12 tribù
divennero una moltitudine di popoli. Nel corso della storia si diffusero quindi in tutte le direzioni, come abbiamo accennato. In Genesi capitolo 28, versetto 14, leggiamo: la tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti spargerai a occidente, a oriente, a settentrione e a mezzogiorno, ovunque, in pratica. In Isaia capitolo 27, versetto 6, egli farà mettere radici a quelli che vengono da Giacobbe. Israele fiorirà e germoglierà e riempirà di frutti la faccia del mondo. Vediamo ora quei luoghi dove sono i popoli o le nazioni dove le 12 tribù di Israele crebbero nel tempo. In pratica, tutto partì dall'Egitto. Nel XVII secolo avanti Cristo, l'ancora giovane popolo di Israele si stabilì nella terra di Canaan. A causa di una carestia migrarono in Egitto, dove Giuseppe, figlio di Giacobbe, era già diventato un uomo importante e influente. Il loro progenitore, Giacobbe, appunto Israele, era ancora vivo a quel tempo e aveva già nipoti e primi pronipoti. Il faraone del tempo diede loro un buon terreno, un terreno da pascolo, nella terra di Goshen, sul delta del Nilo, quindi un bel territorio. In Genesi capitolo 47, versetto 5-6 leggiamo: il faraone parlò a Giuseppe dicendo: tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te. Il paese d'Egitto è davanti a te. Fa abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese, nel paese di Goshen. Falli abitare. E se conosci tra loro gli uomini attivi, falli comandare sul mio bestiame. Porzioni delle tribù di Dan e Giuda lasciarono l'Egitto prima della schiavitù degli Israeliti e prima del successivo esodo dall'Egitto verso la terra promessa di Canaan. Quindi i Danan, la tribù di Dan, arrivò in Grecia. La Grecia, come sapete, fu dapprima colonizzata dagli Ioni. I greci ionici discendevano da Javan, figlio di Jafet. Così gli Ioni furono chiamati Yavana in sanscrito dagli antichi indiani. Nella traduzione bibliche inglesi, la parola ebraica Yavan è solitamente tradotta come Greci o Grecia. Dopo gli Ioni, la Grecia fu invasa da un'altra ondata di immigrati, i Dana, così chiamati anche Achei da Omero, quindi i Dana, chiamati anche Achei da Omero. Quindi è evidente che anche gli Achei erano di origine israelita, perché erano della tribù di Dan. Costruirono la città di Micene e stabilirono la cosiddetta civiltà micenea in Grecia e a Creta, mentre gli Ioni rimasero principalmente nei dintorni di Atene. Gli storici classici antichi hanno menzionato che i Danai, da noi, poi c'è anche la versione scritta in greco, non so leggervela, vennero dall'Egitto. Questo accadde esattamente nel periodo in cui le 12 tribù di Israele vivevano ancora liberamente nella terra di Goshen in Egitto. Non è quindi una coincidenza che questo popolo contenga il nome del capostipite Dan. Lo storico greco Didoro, o Diodoro, Didoro, beh, quel che è, Siculo, Didoro Siculo, citò nel primo secolo avanti Cristo questo fatto.
anche lo citò lo storico Ecateo di Abdera nel 40° libro della biblioteca di storia, della sua biblioteca di storia. Egli riferisce di una parte degli israeliti che sotto i due capi Danaus e Cadmus, lasciarono l'Egitto già prima dell'Esodo ed emigrarono in Grecia, da Diodorus, da Didorus, Us Siculus, Biblioteca di Storia, libro 40, libro 40, capitolo 3, versetti 2 e 3. Vi ho dato i dati, quindi questi dati si possono ritrovare nella Biblioteca di Storia da Didorus Siculus, libro 40, capitolo 3, versetti 2 e 3. Perciò gli abitanti nativi conclusero che se tutti gli stranieri non fossero stati cacciati, non sarebbero mai stati liberi dalle loro miserie. Furono subito cacciati tutti gli stranieri e i più valorosi e nobili fra di loro. Sotto alcuni capi notabili furono condotti in Grecia e in altri luoghi, come alcuni raccontano. I più famosi dei loro capi furono Danao e Cadmo, ma la maggior parte del popolo discese in un paese non lontano dall'Egitto, che ora si chiama Giuda. Il capo di questa colonia era un certo Mosè, un uomo molto saggio e valoroso. Ecateo di Abdera agì intorno al 300 avanti Cristo ed era contemporaneo di Alessandro Magno. Ha vissuto per un certo periodo nell'antica metropoli egiziana di Alessandria, nell'antica dove ha documentato la visione egiziana della storia del popolo Israele. Stiamo parlando di storici, di eventi, di prove storiche, non di fantasia, naturalmente, però potete prenderla come una storia fantasy, vedete voi. Andiamo avanti. Poiché tutte le opere di Ecateo sono ora conservate solo in frammenti, questa citazione è una speciale reliquia storiografica che attesta i movimenti migratori del popolo di Israele anche prima dell'Esodo. Quindi, come sappiamo, anche i reperti del Mar Morto, i rotoli del Mar Morto sono frammentati, è come leggere un puzzle. E naturalmente ognuno può fare e scrivere quello che vuole da questi frammenti, pensare, può aggiungere parole, toglierle. Quindi questa storia può essere altrettanto vera come quella che viene raccontata, e accettata, da sempre in pratica. Andiamo avanti. Danao salpò con i suoi seguaci dall'Egitto ad Argo, sempre da Didorus Siculus, Biblioteca di Storia, libro 1, capitolo 28. Versetto, libro 1, capitolo 28.2. Leggiamo, dicono anche che coloro che partirono con Danao, anch'essi dall'Egitto, stabilirono quella che praticamente è la città più antica della Grecia, Argo. Danaus era, o è il progenitore d'Anni in pratica, identifica nel progenitore della tribù di Dan, quindi Dan è Dan stesso, oppure è un discendente di Dan, ecco, Danaus. Andiamo avanti. Tuttavia, i Danai erano solo una parte dell'intera tribù di Dan, quindi non tutta la tribù si è trasferita, perché una parte rimase in Egitto ed è quella che poi emigrò con Mosè nella terra di Canaan, dove poi abitò una piccola area della cosiddetta costa mediterranea. Quindi io direi di fermarmi qui. Andremo avanti in un prossimo video. La storia è lunga.
Quello che voglio così rimarcare è che quando si parla di migrazioni non è che si parla di tutta la tribù, di tutta la popolazione, ma di una parte della tribù. E questa era, e magari ci faremo anche un video su questo, una consuetudine in tutti i popoli del passato, stabilire tribù. Quando una città arrivava ad essere magari sovraaffollata, c'è la consuetudine che alcuni emigravano in altre zone ed erano le colonie, per esempio, della Magna Grecia. È un discorso molto interessante che vi proporrò più avanti, ecco. Sono molti gli argomenti, sono correlati l'uno con l'altro, però è importante capire che è questo: quando si parla di migrazione, di una tribù, non si riferisce mai a tutta la tribù, ecco. Quindi, come abbiamo sentito, una piccola parte si trasferì in Grecia. E l'altra rimase in Egitto e poi partì con Mosè. Bene, ci sentiamo in un prossimo video, sempre su questo argomento.